Bella ragazzi, sono il Pokémon Collector, buon sabato e oggi un po' di cambiamenti. Solitamente faccio video di sistemazione, ma oggi porterò una Poképosta. Perché, diciamo, in questo periodo qua, essendoci l'uscita di Fragore Ribelle, cambierò un po' la sistemazione dei video. Quindi oggi Poképosta, forse domani già un video di kit di Fragore Ribelle e poi vedremo come andranno le cose. Oggi, come avete visto nell'anteprima, è una Poképosta un po' molto particolare. Ho messo assieme quattro, diciamo, diversi materiali da aprire tutti in questo video qua, così da racchiudere insieme le cose strane. Quindi, partiamo subito. Abbiamo il primo pacchetto, questo qua, che lo apro come sempre fuori dal video per non far vedere gli indirizzi. Allora, ovviamente quello dell'anteprima avrete più o meno capito già di cosa si tratta. Però diciamo che tutto il video è incentrato sulla tematica roba particolare. Allora, questa forse è la cosa meno carina da vedere. Ah, mi ha fatto anche un regalo. Vediamo cosa c'è. Mi ha regalato questo qua. Va bene. C'è anche una lettera, aspetta. Allora, grazie per il tuo ordine, ho incluso anche una carta moderna che ho ricevuto troppo inchiostro giallo. Quindi probabilmente sarà quella di destra che è effettivamente un po' più giallo, però roba da poco. Vabbè. Ok, la carta che ho comprato è questa qua. O perlomeno non proprio questa qua, ma quella che c'è dietro. Come vedete, questa qua è uno Swellow Reverse di Guardiani Nascenti in inglese. E c'ha questo effetto reverse con le stelline. La particolarità è che quella che ho preso io è così. È cascata. Vedete? Ha l'effetto reverse, però senza le stelline. Non può essere una cosa fatta manualmente, perché sennò le scritte sarebbero venute via. Questo qua è proprio un difetto di reverse. Sono le due versioni, quella di sinistra, quella corretta, e quella di destra è sballata perché è proprio liscia come se fosse una reversa specchio normale. E la mettiamo qua. Dopodiché, cosa abbiamo? Vediamo questo qua. Ok, questo qua invece è un altro ragazzo che me l'ha voluto regalare. Anche questa qua è una carta particolare. Nulla di assurdo, però. Ci stava a mettere in questo video qua. Ha scritto anche una lettera, da quanto ho capito. Allora, ciao Ale. Spero apprezzerai il regalo, seppur piccolo, come segno di apprezzamento verso il canale. Se un giorno dovessi trovare un collezionista accanito di Venipede, o Venipede, disposto a offrirti cifre inimmaginabili, ti concedo di vendere la carta. Giuro, non mi offendo. Un saluto, Giovanni. E così qua sono i suoi canali, eBay e Car Market. Quindi, come avete potuto capire, si tratta di un vinipede. Come si apre? Ok, siamo quasi. Oh, no, non è questo qua. Eccola qua. Come potete vedere, è un vinipede. Mi scatta. C'è un po' in basso il pallino di confini varcati. Questo qua è il retro. E qua vedete, togliamo il pallino bianco. Carina. Nulla di particolare, sembra una carta abbastanza neutra, diciamo. Però dai, è carina davvero. Mettiamo anche lei qua. Quindi abbiamo una Miss Sprint, una Miss Cut. Qua invece iniziamo a fare le cose un po' più sul serio. Ok, non so, guardando cos'è, ci sono un sacco di carte, ma le usate come protezione. In realtà possiamo andare diretti alla carta. Si vede già qualcosa. C'era un bustino, qui ci sono un po' di carte di evoluzioni, vediamo cosa sono, giusto era per fare spessore. Nulla di particolare. Ci sono anche qua.
c'è una rara reverse, una fiscadrilla. Incollate. Non riesco a prenderla. Vabbè. Andiamo subito al carro. Innanzitutto guardiamo il retro. Questo qua, se vi ricordate, era come uno di quelli che già ho, ossia che c'ha il bordo bianco perché era il fondo di una sheet. Il problema di questa carta qua è che ovviamente è miscut, ma è una miscut fatta manualmente, nel senso che non è una miscut uscita dalla fabbrica così, ma se vedete anche i bordi, gli angoli non sono perfetti, perché è stata tagliata a mano, ossia qualcuno che aveva la sheet intera ha deciso di, probabilmente per guadagnarci di più, che poi non so se rispetto ad avere una sheet intera, però vabbè, ha deciso di tagliare le carte male, tipo questo qua è uno di quei casi, e rivenderle singole. La carta in questione, pur sapendo che era tagliata a mano, l'ho presa perché comunque era carina anche il fronte, ed è Gengar Holo Reverse, di Fossil ovviamente, ed è sotto c'ha, bello che c'è anche il bordo argentato, qui accanto non so cosa c'è, ma è una stellina. Non so chi potrebbe essere. Ci guardo subito. Ok, ho controllato e la carta qua accanto è Dragonite. In quanto lei è la 5, Dragonite è la 4 ed è una delle due carte che ha, diciamo, il tipo neutro, normale, ossia Dragonite e Ditto. Però siccome sono affiancate direi quasi sicuramente sia un Dragonite. Peccato si vedesse anche una parte del Dragonite, sarebbe bellissimo. Però questa qua è la carta, abbastanza particolare da tenere, retro così, e ci sta. Ok, pacchetti finiti, andiamo sulla cosa grossa, quindi cambiamo inquadratura perché non ci sto, e ora capirete. Ok, scusate, non mi ero accorto che insieme alle Venipede, o Venipid, mi scattano, ho dato anche queste altre due carte, che pensavo fossero giusto per fare spessore, invece anche queste qua hanno delle particolarità. Ossia il Poliwag e Crimped. Vedi qua sopra. Poi diciamo non è un errore che mi affascina particolarmente, anche che è un Crimped strano, però grazie. E l'altra è Scambio di ex rosso fuoco verde foglia, e la particolarità è il simbolo di rarità, che qua non c'è e qua invece quella normale c'è. Allora, non penso sia un errore, semplicemente penso sia che questa qua usciva dal deck, dal mazzo tematico, e quindi era senza rarità, però è carina, giusto da tenere a fianco così. Basta, procediamo. Ok, ho cambiato inquadratura perché è un pacco, come potete vedere, un po' più grosso e non sarei riuscito nell'inquadratura normale. Avete già visto più o meno di cosa si tratta nell'anteprima, ma andiamo a vederle. Pacco aperto. Non c'entra niente. Vorrei farvi vedere. Adesso si vede. Facciamo così che almeno si vede un po'. Ok, questo lì è più complicato del previsto, tirando fuori. Tanto immagino copertina. Ok. Come vedete sono delle carte un po' grosse, infatti tra i saltare che hanno una storia, quindi dovrete stare così a guardarlo. Sono un po' di carte grosse, abbasso un po' la visuale così vedete dritto. Ok, quindi queste qua sono carte del
stare così. Carte tipo promozionali che venivano date alle leghe per da mettere in negozio per pubblicizzare un po'. È una cosa molto molto particolare, nel senso che non veniva distribuita tutte, anzi era la prima volta che le vedevo e ho approfittato per prenderle tutte, guardate, sono un po', e andiamo a vederle. Molte purtroppo sono energie, però diciamo che i Pokémon le aveva finiti, mi metto così che si vede meglio. Allora, energia erba. Un macio, la particolarità è che sono tutte italiane e prima edizione. Quindi Machop, un altro Machop, un altro Machop. Proprio la varietà non è molto ampia perché ero rimasto solo queste qua, però l'ho preso comunque. Nidoran, sempre set base, prima edizione. Un altro Nidoran. E qua direi che partono tutte le energie, quindi energia fuoco. Ho in teoria, devo mettere così che non ci sto, una bella idea per queste carte qua. Ossia mi piacerebbe se... perché ho messo così basso. Mi piacerebbe riuscire a farle sketchare da qualche artista, tipo un bel Charizard di Arita qua, non sarebbe male. Quindi, energia fuoco. Un'altra energia fuoco. Un'altra energia fuoco, energia lotta, un'altra energia lotta, un'altra, e direi che sono tutte energie lotte, sì, e altre tre energie lotte, sempre set base e prima edizione. Per farvi capire un attimo la dimensione, questa qua è la carta maxi, questa qua è la carta normale. Come dimensioni più o meno sono così. E basta, questa qua era la posta particolare. Andiamo in impostazione. Prima di completare il video volevo farvi vedere una carta per farvi capire come sono, ma sono proprio identiche a quelle originali, solo molto più grosse. Sia fronte tutto identico e il retro. Qua, come dicevo, siccome venivano appese, c'hanno il buchino del chiodo, ma davvero una roba minima. Però sono molto scenografiche, sono davvero belle. Peccato ci fossero solo queste qua come varietà, ma le altre aveva già vendute. C'era un Pikachu che mi sarebbe piaciuto un sacco, un Charmeleon, un Machoke, ma vabbè. Meglio che niente, sono molto belle e basta. Ok, quindi questa era la poche post della giornata, spero vi sia piaciuta, era... Come avevo preannunciato negli scorsi video, era abbastanza particolare, tanto me lo scoglierete come sfondo, ma lo studierò meglio nell'altra casa. E spero come sempre vi sia piaciuto il video. Appena finisco di fare il video vado a ritirare i kit di Ferrari Ribelle e mi metterò dopo a sbustarli, quindi probabile che domani, quindi domenica, arrivi il primo sbustamento di Ferrari Ribelle finalmente. Quindi ragazzi, sintonizzati, non sono sicuro, quindi se non ci riesco non prendetela alla male. Però dovrei riuscirci. Vi ringrazio per aver guardato, buon sabato, ci vediamo domani nel prossimo video. Se volete scrivermi solita cosa, scrivete nei commenti su Instagram, lasciate un mi piace se vi va, iscrivetevi se non l'avete fatto e ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao ciao!